Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi vediamo i difetti principali del motore Lombardini, l'Intermotor IM350. Prenderemo in considerazione sia la parte elettrica che la parte di alimentazione della benzina. Bentornati sul mio canale. Ho letto sui vari forum di molti problemi del motore IM350 del Lombardini, sarebbe l'Intermotor, ed è proprio quello che ho io. Ovviamente i problemi che affrontiamo adesso valgono più o meno un po' per tutti i motori, sono motori semplici, guarderemo soprattutto l'aspetto sia elettrico che di alimentazione. Io ho avuto il problema dell'alimentazione la settimana scorsa. Cosa succedeva? Il motore andava in moto al primo colpo, durava 3-4 minuti e poi si spegneva, quindi escluso il problema elettrico, perché poi lo vedremo, il problema che dà, rimaneva solo l'alimentazione. Ho rifatto tutto l'impianto, adesso vi faccio vedere un attimino come ho risolto, e adesso è uno spettacolo, va veramente molto bene. Allora, solo piccola premessa: se dovete tagliare qualche dado, qualche bullone, perché magari col tempo si sono inchiodati, se dovete usare il flessibile, vi consiglio vivamente di togliere il serbatoio dalla benzina, svuotare tutti i tubi e poi cominciare a lavorare, perché la benzina ovviamente è molto molto infiammabile e rischiate di farvi male. Bene, detto questo, cominciamo prima con la parte elettrica. Per comodità tolgo il filtro dell'aria, che è a bagno d'olio, ve l'avevo già fatto vedere l'altra volta nell'altro video per quanto riguarda la pulizia, quindi non vi dico più nulla. E cominciamo, mi avvicino con la telecamera e vediamo un attimino la bobina e l'accensione elettronica. Per accedere alla bobina, che è qua sotto, dobbiamo togliere questo carter e quindi tutta la bulloneria che c'è intorno. Ok, allora, primo problema elettrico. Il motocoltivatore, il motore non va in moto. Voi tirate, vedete che c'è benzina, vedete che la benzina arriva perché la candela è sporca, puzza di benzina, è bagnata, però lui non fa la scintilla. E sicuramente la bobina, questa bobina qui è l'unica cosa elettronica che ha questo motocoltivatore. Questo tipo di accensione è l'accensione elettronica, quindi non abbiamo esternamente né condensatori né puntine da registrare, è la cosa più semplice. L'ho cambiata l'anno scorso, c'è un video, vi lascio poi in descrizione. Può durare 20 anni come un mese, quindi la vita media non c'è. Generalmente sono componenti che durano veramente molto tempo. Il montaggio, come vedete, è semplicissimo, sono due bulloncini con testa da 10 e tutto compreso, cioè il filo di massa e il cavo della candela, che adesso dopo vediamo, anzi ve lo stacco, ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Quindi dalla bobina partono due fili, uno è il cavo candela e l'altro è il cavo di massa. Il cavo di massa serve per collegarlo a un interruttore, io l'ho messo sulle stegole, e l'interruttore dall'altra parte va collegato alla massa del motocoltivatore, quindi quando lui è a massa non eroga più corrente, non arriva più corrente alla candela e si spegne. Quindi il secondo problema da vedere è che il filo, che è questo qui, non sia connesso a massa, perché se è collegato a massa ovviamente non andrà mai in moto. Quindi l'unico problema che potete avere dalla bobina è che la bobina si è rotta, questo filo vada a massa incautamente, o che si sia danneggiato il cavo della candela. Magari avete toccato il cavo sulla marmitta calda, si è rovinata la guaina, quindi va a massa anche per quel motivo lì. Questo è tutto, l'impianto elettrico finisce qui, quindi da quel punto di vista non vi potete sbagliare. Ora guardiamo l'impianto di alimentazione, che è un pelino più complicato. Vi faccio vedere dov'è che ho sbattuto la testa io per un paio di giorni per capire qual era il problema. Allora, intanto vediamo come è fatto l'impianto di alimentazione della benzina. Nel serbatoio qui non c'è il rubinetto, ma c'è soltanto un connettorino che esce. Parte l'alimentazione, si snoda su una T, un ramo finisce con un tubo che rientra da quest'altra parte qua, eccolo qui, e ritorna al serbatoio. L'altro ramo va al carburatore. Ora,
I problemi, se non arriva benzina, sono sostanzialmente due o tre, non di più. Si potrebbe essere otturato qui dal serbatoio l'uscita. Allora cosa fate? Svuotate il serbatoio, lo smontate ovviamente, vi mettete al banco e io con un cacciavite che ho regolato nella dimensione giusta sono entrato dentro e ho allargato leggermente l'ugello di uscita. Dopo aver pulito qui l'ho infilato dentro e ho pulito la sede anche lì. Quindi adesso questa parte, questo ugello è molto più libero. Cosa succede? I tubi originali erano da 5 mm interno di diametro, io sono passato a 8 perché il flusso di benzina era veramente misero. Io qui poi ho messo un rubinetto perché mi viene comodo lasciar chiuderlo quando ho finito di lavorare. La T, questa qua, aveva un diametro interno da 5 mm, veramente irrisorio, sono passato a 10, quindi ho dovuto allargare leggermente i tubi. Ora vi faccio vedere una cosa. Qua dove c'è questo bulloncino c'è un filtro della benzina molto molto piccolo che tende a sporcarsi. Lo sporco arriva dal serbatoio, se il serbatoio è arrugginito internamente si forma tutto lo sporco nei tubi e si deposita qui nel filtrino. Adesso vi mostro come pulirlo e come smontarlo. Ovviamente se non avete il rubinetto all'uscita questa operazione vi comporta lo svuotamento del serbatoio. Una 14, mannaggia loro. Ok, la testa è da 14. Cercate di raccogliere la benzina perché prima non si inquina e poi si recupera con quello che costa. Ecco qua. Questo è il filtro della benzina. Io lo avevo completamente otturato. Qui dentro c'è una retina dove fa passare la benzina e ovviamente la filtra. Se è sporca, se è piena di masulli della ruggine, la benzina non scorre bene, quindi avete problemi poi. Perfetto, pulito il filtro benzina, arriviamo a pulire il carburatore. Si tolgono i due dadini con testa da 10. Per fare questa operazione vi servirà dell'aria compressa. Attenzione, quando lo smontate, qui c'è l'acceleratore automatico da scollegare, quindi segnatevi un attimino la posizione, va infilato così, non ci sono altre cose da fare, si infila esattamente così, così e si gira, lasciate lì, questa è la valvola farfalla, questa è la regolazione della miscela, ora svitiamo il carburatore e vi faccio vedere come è fatto dentro. Nel frattempo però lo svuotiamo. Attenzione alle guarnizioni. Ecco qui. Ovviamente anche il filtro della benzina, questo qui, lo si pulisce con dell'aria compressa, non occorre altro. Basta un soffio, torna nuovo. Questa è la vaschetta con il suo galleggiante. Mi raccomando, importante, qui c'è un alberino che tiene su il galleggiante. Metteteci un dito sopra quando lo svuotate, perché se lo perdete poi vi perderà benzina dal galleggiante. Io ho perso la guarnizione di nuovo. Ecco qua, intanto ci guardiamo il galleggiante. Allora, vedete, questo pernetto qua, a me è capitato di rimontarlo senza il perno e usciva benzina continuamente, alla fine poi mi sono accorto che mancava il perno, quindi è importante. Del carburatore bisogna soffiare bene questa, che è uno dei getti, dovrebbe essere il getto del massimo se non erro, e poi il getto del minimo che è questo qua. Soffiate dentro bene qui. Tirate via quest'altro getto e soffiate anche quello,
e qua dentro pure. Ci sono operazioni che ho già fatto, ma era per farvi vedere. Ok. Si rimonta facendo attenzione al perno, come vi dicevo prima. Ovviamente la testa del carburatore ha un verso, Il verso è rappresentato dalla farfalla che ha il comando di rinvio sul posteriore dietro. Le viti basta avvicinarle. Ok, rimontato il carburatore, ora passiamo dalla parte opposta del motore, qui sotto dove c'è l'etichetta della tipologia del motore. In questa scatolina qui abbiamo la regolazione del minimo e del massimo. Ora il minimo lo potete toccare tranquillamente, se i giri del motore al minimo sono veramente bassi è una sciocchezza regolarli. Sul massimo invece prestate attenzione, se non lo fate è meglio, perché se esagerate rischiate fuori giri. Qui non abbiamo protezione elettronica come motori moderni, quindi un fuori giri su questo motore significa veramente danneggiarlo. Allora, qui abbiamo la regolazione del minimo. Se io adesso accelero dalla stegola, vedete che questo è il movimento che fa il bilanciere dell'acceleratore. Va da sé che se mollo questo dadino da 10 e avvito il bullone, regolo un po' più in alto l'acceleratore e lui rimane un po' più accelerato. Quest'altra parte invece per il massimo, svito sempre il dadino da 10, questa volta svito il bullone, io vedete sono già arrivato a fine corsa, ecco qui, vedete che il bilanciere ha una corsa maggiore ovviamente. Una volta fatta questa operazione si riserra di nuovo il dadino da 10 e l'operazione è finita. Adesso vi volevo far vedere soltanto la regolazione dell'acceleratore manuale posto sulla stegola. Può succedere a volte che voi regolate, impostate l'acceleratore manuale, ma questo torna nella sua sede originale, cioè si muove, e quindi questo vi costringe a continue regolazioni durante la marcia, e non è il massimo, perché già uno lavora che è scomodo, già lavora in mezzo alla polvere, poi ci si mette anche quello. Perfetto, questo vi volevo dire. Come si regola? Semplicemente con un cacciavite a taglio qui potete regolare la tensione di chiusura del meccanismo. Se una volta regolato questo da solo tende a risalire, voi potete semplicemente dare mezzo giro di cacciavite qui e lui rimane perfettamente in posizione. Avete visto che un motore è estremamente semplice? Adesso io lo rimonterò del tutto, ma giusto per farvi vedere. Problemi elettrici, abbiamo la bobina, il cavo della candela e il cavo della massa, basta, non c'è altro. Problemi di alimentazione, abbiamo il serbatoio che si ottura con la ruggine, quindi bisogna pulire l'uscita. Abbiamo la T che è troppo piccola, i tubi sono troppo piccoli, quindi bisogna mettere tubi maggiorati. Bisogna pulire il filtrino della benzina che è posto qui. Bisogna pulire i due ugelli del massimo e del minimo che sono qua sotto. Bisogna fare attenzione al pernetto del galleggiante, bisogna pulire bene le farfalle, sempre con i getti dell'aria, senza usare additivi o altre sostanze. E basta, il motore è qui, è tutto qua. Una volta che voi avete fatto queste due operazioni, vedrete che il motore canta. Io adesso lavoro ininterrottamente, lui si spegne solo quando finisce la benzina. È uno spettacolo, dà quasi gusto lavorarci. Bene, vi ringrazio per essere stati con me in questo video, spero vi sia stato utile, vi abbia tolto qualche dubbio. Ovviamente mi sono rivolto a chi non ha molta esperienza con questo genere di motori. Se uno è meccanico può anche evitare di guardare il video, perché ne sa più di me di sicuro. Quindi io ci sono passato, ho visto un po' le varie problematiche. Come vi dicevo, l'anno scorso ho cambiato la bobina, quest'anno ho cambiato tutti i tubi, quindi sono cose che ho fatto.
vi possono venire utili. Bene, allora vi ringrazio per essere stati con me, se vi è piaciuto volete condividerlo ve ne sono grato, se vi volete iscrivere al canale per non perdervi tutte le uscite attivate anche la campanella, mi aiutate a far crescere un po' questo canale e mi farebbe piacere. Vi auguro una buona giornata.